La 21esima edizione della Gran Fondo Diavolo in Versilia si è aperta nel segno della solidarietà e della sicurezza stradale. In attesa della gara vera e propria, che nella giornata di domenica vedrà circa 2000 cicloamatori impegnati nella corsa tra Lido di Camaiore e le colline versiliesi, all'Hotel Le Dune si è svolto il primo incontro del secondo Memorial Elisa Pezzini. Presenti centinaia di studenti dello scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio. Un momento di riflessione e di sensibilizzazione per i più giovani anche sul tema della donazione degli organi, nel ricordo della ventenne versiliese vittima di un incidente stradale nel 2015. E nasce da un progetto studiato in collaborazione con lo psicologo Emanuele Palagi e la Polizia Stradale di Lucca. È un progetto che si muove all'interno delle scuole, cerchiamo di fare formazione ai ragazzi e cerchiamo di dare la consapevolezza di quanto è importante essere responsabili. Chi ha vissuto nella propria vita il dispiacere di perdere un figlio, ma che in qualche modo ha riscattato, ha reso utilissimo questo momento di dolore con la donazione degli organi della figlia. E che ci sia tutta una comunità che riconosce, partecipa, condivide. In Italia nel 2015, ultimi dati ufficiali, sono morti oltre 3.500 persone. È evidente che è un dato estremamente allarmante e preoccupante. Allora tutto quello che può formare sensibilizzazione, educazione, coscientizzazione ben venga. Complimenti all'iniziativa e è anche giusto ricordare Eli in un momento del genere, ma ricordarla dando qualcosa agli altri.